Ciao amici di Radio Gisol Bormida, siamo qua con Guido Catalano, un poeta che ha partecipato al Ballo coi cinghiali per la colazione letteraria al mattino. Penso sia il primo reading in Val Bormida. Direi proprio di sì, mi sa che è la mia prima volta in Bormida, sì. E cosa pensi di questa zona? Ti è piaciuta? Beh, molto. Beh, non l'ho girata molto, però quantomeno posso dire che Ballo coi cinghiali è una roba pazzesca. Ballo coi cinghiali anche per noi è un evento sicuramente sì. Di rilievo, molto partecipato, e vedendo il reading mi ha molto stupito anche l'affluenza del pubblico. Anche a me, anche perché soprattutto perché era la prima volta che facevo una cosa di mattina e invece, visto, c'era un sacco di gente, era anche abbastanza sveglia, malgrado assolutamente. Molti di noi ieri sera si sono andati a letto abbastanza tardi. E questo secondo te è un po' il tuo pubblico, l'interesse dei giovani anche sì. In queste manifestazioni verte un po' verso... diciamo eventi di questo tipo, la poesia in genere? In realtà non tutti lo sanno, ma in molti di questi festival a cui ho partecipato c'è quasi sempre un momento dedicato ai reading, è una cosa che funziona. Quindi ti capita spesso di partecipare a eventi sì, di questo tipo, come dicevi abbastanza. Anche insieme a musicisti. Esatto. Indicativamente pensi che tornerai a questa manifestazione? Lo spero, se mi invitano io ci vengo volentieri, magari ci sto anche qualche giorno in più. Perché poi è molto a prescindere da quello che uno fa, poi ha la possibilità di vedere un sacco di concerti molto belli e poi c'è una bella atmosfera veramente piacevole, insomma. E anche la dinamica del volontariato che ruota intorno a questo evento comunque è molto virtuosa, sicuramente molto, a parere moltissimo. Dei giovani valbormidesi è un evento che sta funzionando parecchio e si spera riuscirà a funzionare è abbastanza tempo. Incredibile se ci pensi, no? È abbastanza incredibile che una roba di così grossa, così grande funzioni sul volontariato, soprattutto su un paesino così piccolo perché Bardineto è veramente un paese tra i più piccoli della Val Bormida. E poi un'altra domanda che volevo farti è come ti sei avvicinato alla poesia. Guarda, ho iniziato in realtà con la musica perché cantavo in un gruppo, ma questo tipo a 20 anni, e poi dopo una decina d'anni di questa esperienza qua sono rimasto senza più i musicisti, ho detto cosa devo fare? E siccome scrivevo i testi, diciamo, questi testi sono lentamente tramutati non più in testi di canzoni, ma in qualcos'altro, sempre con una tendenza, diciamo, ironica e o comica. Sì. Ok, tendenzialmente questo tipo di attività può funzionare? C'è buona speranza per chi si avvicina a questo tipo di, no, di arte? Assolutamente no. Forse era meglio fare gli elettricisti? A livello, cioè, se uno ci vuole campare, direi assolutamente di no. Però sì, cioè in realtà io adesso da qualche anno riesco a camparci, ma perché faccio 150 spettacoli l'anno, ecco, sicuramente non vendendo i libri, non puoi campare vendendo i libri, ma anche se scrivi romanzi o racconti in realtà, però è una cosa in ogni caso piacevole. Quindi, uno può farlo anche senza pensare a farlo diventare un lavoro e c'è molta certo. gente che lo fa. E quindi il reading pensi che possa essere un evento che possa prendere sì. piede all'interno di vari tipi di manifestazioni, sì. magari essere anche un evento a sé? Succede, sta succedendo proprio negli ultimi anni, nei vari festival, e poi vabbè il reading insomma, si può fare dappertutto se ci pensi, dal locale notturno alla spiaggia, quindi sì, sì, sì. E preferisci questo tipo di reading o magari altre tipologie in altri contesti? No, devo dire che mi piacciono i locali notturni, ecco, sicuramente sono più abituato a farlo di sera, di notte, però vedi, questa è la prima volta che lo facevo di mattina in una situazione di colazione e come hai visto funziona, e quindi ben vengano anche questi contesti un po' fuori dalla norma. Scusa, ma cosa ci fai allora dentro la mia poesia? È un tuo problema, passavo di qui, mi ci hai messa dentro tu. Scusa, mi sono sbagliato. Non ti preoccupare. Vabbè, buona passeggiata. Grazie. Un cinema fatti furbo. Ok, ciao. Ciao. Grazie, molto bellissimo. Una domanda che potrebbe essere interessante, visto che citi questo incontro con Gesù Cristo, giusto prima, tra l'altro, della sua morte, all'età in cui... Esatto. Non so se conosci la legge di Vick, crescita un uomo senza religione come un pesce senza bicicletta. Di questo cosa ne pensi? Magari qual ballo coi cinghiali potrebbe essere un cinghiale senza bicicletta? Non lo so, io beh, ho scritto molte cose che parlano di questioni bibliche, diciamo così, su Gesù, su Giuda, su Dio. Poi non sono un credente, ma mi ha
mi ha sempre affascinato la storia delle religioni in generale, ecco, mi affascina, anche perché è una roba che volenti o nolenti ci siamo dentro fino al collo. Certo. Quindi in Italia, in modo particolare, se si parla di cristianesimo e cattolicesimo, quindi è una cosa che mi affascina e quindi ne parlo, è così. Ok, altri appuntamenti? Andrò in Sardegna adesso fine agosto a un festival che si chiama Passaggi per il Bosco, anche lì quindi una cosa un po' bucolica, un festival letterario questa volta. E poi da settembre continuerò a fare reading dappertutto, insomma, a Torino, da dove vengo, ma anche nel resto d'Italia. Ok, chi ti volesse contattare, seguire, c'è la possibilità di trovarti su Facebook? Sì, cioè, io ho Facebook come Guido Catalano e ho un blog, sempre guidocatalano.it. Allora invitiamo tutti a visitarlo. Sì, sì. E se possibile anche acquistare magari i libri, che bravi, potrebbe essere un'ottima occasione. Un'ottima occasione. Va bene, ti ringraziamo. Prego. E alla prossima. Grazie a voi. Grazie mille.